Riccardo! Oh, grandissimo! Senti, allora? Io sono per strada. Sto venendo in là, tra una trentina di chilometri sono da te. E va bene, va, senti, ma si fa una pescatina oggi? Che me le fai mai fare? Ascolta, per me, guarda, non c'è problemi, perché ho sistemato tutto, siamo la sistemata di spedizioni. Bene. E io oggi pomeriggio mi sono liberato. Bravo. Andare a fare un paio d'ore? Direi di sì. Vai, tanto se fra poco arrivi si vede fra pochino. Posso dover raccontarti una cosa che mi è successa stanotte, che ho sognato una roba strana, ho trovato della roba al laboratorio, con le macchine che giravano da sole, non lo so nemmeno io. Ora quando vieni poi ci può vedere. Ah, cavolo. Bene, dai, allora non vedo l'ora che me lo racconti. Arrivo, vai, a dopo. D'accordo. Ciao. Ciao. Insomma, ma mi ha detto prima, è successo, ti devo raccontare. Che cazzo è successo? No, lascia perdere, se te lo racconti ti metti a ridere. Dici, questo è morto. E niente, ieri sera sì. Ero nel divano che dormivo dopo che ero tornato dal laboratorio, mi sono messo un attimino lì. Sì. E mi sono addormentato mentre guardavo i carfisci. Mm. A un certo punto... È mia, spero. Di dire. Cioè, per forza, volevo guardare. E niente, la partenza, sento una partenza dal telefono, mi sveglia. Mm. Il problema è stato che quando mi sono svegliato mi è balenato in testa una cosa strana. Mi sembra di aver sognato qualcuno che lavorasse giù nel laboratorio al posto mio. Mm. Mi sono svegliato, ho preso un foglio e una penna al volo e ho segnato dei nomi di alcune farine che mi sembra di aver sognato, ma non so sicuro. Mm. Niente, ho preso sto foglio, sono andato giù al laboratorio di notte, tra l'altro. Mm. E sono andato a vedere se era spento tutto oppure avevo lasciato via acceso qualcosa, non mi ricordavo questa cosa qui. Il problema è quando sono arrivato giù nel laboratorio ho trovato tutto acceso, le macchinari che giravano da soli. Ma ti c'entra qualcuno? Cioè nel senso... No, dai, perché io ho aperto io con la chiave. Allora te li sei scordati che... No, perché di solito fa conto quando chiude le protezioni delle macchine, se non gli ridai il via non ripartono da soli. Era quello che a me non mi tornava. Solamente che ho trovato sopra al vassoio della macchina, all'uscita dalla macchina, un vassoio di palline fresche che non erano state cotte. Ma il problema è che io la cottura non l'avevo fatta il giorno prima, l'avevo fatta 2 giorni prima. Mm. Quindi io non avevo cotto niente da 2 giorni. Il problema è che io ho trovato ste palline da mettere nel forno, da cuocere a vapore, ma io l'avevo rollate, c'era tutto acceso, macchinario, luce e tutto. Solo che quando poi sono uscito dal laboratorio, che ho preso questo foglio che avevo io in mano e l'ho messo dentro il ricettario,
sono uscito fuori e fuori in terra nel lavoro, davanti al laboratorio c'era un foglio con scritte le stesse identiche farine che io mi ero sognato e era sporco di sangue. Quindi io non mi rendo conto che è successo, però quello che mi torna strano è che sono riuscito e ho provato a rifare una Voice. Cioè, praticamente quelle del sogno erano le stesse che c'erano in... erano identiche, solamente che non riesco a capire che tipo di farine sono state usate per quelle lì che ho trovato io nel laboratorio. Sonnambulismo? No. Per fortuna no, magari. O la stanchezza, però mi sembra strano. Il problema è stato questo foglio che io ho trovato fuori dal laboratorio, che c'era 7 farine scritte, di cui 4 che l'avevo sognata anche io. Il problema è stato quello. E allora io mi sono buttato, ho provato a rifare una pallina su quella base che ho trovato nel mio laboratorio e quello che io avevo sognato e ho scritto. L'unico problema è che non riesco a capire chi l'ha fatte. E quelle che hai riprovato sono quelle che mi hai dato oggi da provare? Quelle che ho fatto io, diciamo, mi sono sognato, sì, sono quelle che ho portato oggi. Però o sono diventato matto tutto insieme che non mi ricordo le cose o ho sdoppiato la personalità, non lo so. Ti dico la verità. Boh. No, comunque è strano. Secondo me ti conviene mettere le telecamere a casa. Sì, anche secondo me. No, veramente. Cioè, boh, o sono pazzito veramente. O c'è qualcuno o qualcosa che magari mi fa le cose alle spalle o mi comanda in qualche modo. Ma non lo so. Boh. Non lo so. Vabbè, non lo so. Io, normali... No, normali non ci si vogliono, ma... Credimi che così troppo. Non so male, però boh, secondo me qualche cosa da cambiare c'è. Cioè, rispetto alla ricetta quella lì che ti sei sognato e... Il problema è che non riesco a capire quelle altre 3 farine che mancano. Sì, si sente che manca qualcosa, anche perché a quest'ora era già partita. Sì, come minimo sì. Però è strano. Qualcosa manca. Ma anche... Strano, oddio, sta cosa. Cioè, la consistenza c'è, perché sono belle dure. Però qualcosa... Sembra manca. Che non spingano, sembra gli manchi. Gli manca qualcosa. C'è 7 nomi segnati in quel foglio, ma ce n'è solo 4, me lo sono ricordati. Però non so quale so, non so che roba è. Boh. E non mi riesce a capirlo. Il problema è quello. Il tempo ce n'hai, piano piano ci si arriverà. Speriamo, perché se mi riesce a capire che roba è, sarebbe il top, perché non riesco. Non me lo ricordo. Cioè zero completo. Ma in terra? Sì, là. Era il rumore che avevi sentito. Ho sentito un rumore, capito, da quella parte lì. Sono andato a vedere, c'era il tuo pacchetto, che è il mio. Però Seven il problema Tempest. È, capito? Seven. Queste sono come queste quelle che ho trovato io nel laboratorio l'altra sera, che ancora non erano cotte. Però non sono come quelle fatte. No! Sono diversissime. Queste sono tanta roba. Ho detto gli mancava qualcosa. Il problema è che... Ma chi l'ha fatto stasera? Ma non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Qualcuno l'avrà perse. Sì, ma con la mi butta. Già che insieme a piglia nulla, annescali. Proviamo. Vediamo che succede. Magari si parte con questo. Magari.
vediamo che succede. Oh, 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 oh. Ha 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 ha!